prima di come dire, addentrarci nella poi nel parlare sui temi del lavoro, della pensione, proprio oggi c'è un fatto di cronaca politica molto importante, sono sicuro che se ne parlerà a lungo, ma prima di addentrarci in questo sta a me un attimo ricordare il profilo di Nuccio Ordine. Saluto la compagna Rosalia che è qui e che testimonia questa vicinanza anche che noi vogliamo esprimere. Nuccio era un pensiero ribelle, un pensiero di una grande levatura, aveva soltanto una sfortuna, che per molti di noi è una grande fortuna. Vivere ai margini dell'impero, vivere in Calabria, vivere, avere deciso di costruire la sua vita professionale, culturale, da una piccola ma grandissima università quale Cosenza. Un grande letterato, un grande umanista, uno studioso di studi classici, l'esperto più importante nel mondo degli studi classici di Telese, Campanella e Giordano Bruno. Da questa università, da questi luoghi, da Diamante, da Cosenza, Nuccio ha animato un dibattito mondiale sulla importanza dell'università e sulla logica dell'università come cultura e come bene pubblico anzitutto. Una logica che non si piega all'attuale interpretazione molto tecnicista, secondo alcuni, dell'università come mezzo di utilizzo di un capitale umano da sfruttare unicamente per fini orientati al profitto. Nuccio considerava l'università e soprattutto la cultura fine a se stessa e non mezzo per altri. L'università è un modo per emancipare culturalmente e socialmente. L'università è soprattutto cultura, l'università è crescita. Molto spesso anche nel dibattito politico si pensa che gli studenti che escono dalle università devono essere pronti per andare a lavorare nelle aziende. Molto spesso noi abbiamo falsamente creduto in questo principio, a mio parere. Penso che invece, fino a che l'università è pubblica e finché anche le aziende non pagano direttamente le università per creare capitale umano, è giusto che l'università sia un bene pubblico che crei competenze culturali soprattutto, crescita culturale. Ci sono profili poi specialistici che le università possono e devono prendere in considerazione per adeguare capitale umano al mondo dell'impresa. Ma soprattutto, ed è questo il pensiero di uno dei più grandi libri che Nuccio ha scritto, L'utilità dell'inutile, un bestseller a livello mondiale, tradotto in decine di lingue, l'importanza della cultura come patrimonio pubblico soprattutto. E in questa terra, da questa terra, da queste città, ribadire questo concetto, l'importanza della cultura, l'importanza di questi strumenti culturali come mezzo per l'emancipazione sociale, è un messaggio straordinario, un messaggio che Nuccio continuamente dava ai suoi studenti e all'università. È una figura che mancherà alla Calabria, mancherà al dibattito intellettuale del paese. Nuccio curava la pagina culturale del Corriere della Sera, era un grandissimo intellettuale che appunto da una posizione appunto geograficamente marginalizzata, perché appunto vivere in Calabria non è facile, sebbene con orgoglio noi lo facciamo, viviamo, lavorate e vivete in questa straordinaria terra, da questa terra, da questa città, da questa università è stato capace di essere leader di un dibattito mondiale sugli studi classici. La sua biblioteca che abbiamo avuto l'onore di visitare, quella personale, quella che custodisce oggi Rosalia e che sicuramente gestirà nel modo migliore orientato al pensiero che era quello di Nuccio, pubblico, la sua biblioteca con oltre 35.000 volumi e quella del centro culturale, del centro studi che stava creando presso Cosenza, orientato appunto all'analisi degli studi classici, che dovrà contenere oltre 350.000 volumi. Nuccio era orgogliosissimo di questi volumi, di questo patrimonio che sarà oggi a disposizione, da oggi a disposizione degli studenti, dei ricercatori, di tutti quelli che in Calabria e nel mondo vogliono studiare questi temi.